Carissimi, anche oggi, questa domenica 21 giugno, vi saluto. Avremo questo momento di culto insieme, ancora distanziati, distanziate, ma uniti nello Spirito di Dio. Guidaci, oh Dio, attraverso la tua parola e il tuo Spirito, affinché nella tua luce possiamo trovare la via, nella tua verità possiamo trovare la libertà e nella tua volontà scoprire la pace. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Care sorelle, cari fratelli, tantissime sono le persone, giovani e adulti, anziani, ma anche bambini, che soffrono di una specie di stress post-traumatico dopo questi mesi di lockdown, di ansia, di distanziamento, distanziamento a volte proprio dalle persone più care, dai nostri affetti. Aver vissuto nella continua preoccupazione per i più fragili, anche magari per i nostri genitori o nonni, diventando addirittura anche testimoni della loro malattia o dover piangere la loro morte, questo lascia delle tracce profonde. Dove trovare rifugio e consolazione? Dove trovare un luogo sicuro?
dove trovare sollievo e serenità. Gesù nel brano dell'Evangelo proposto per oggi presenta se stesso come luogo, come persona nella quale trovare rifugio e riposo. E leggo dal Vangelo di Matteo, dal capitolo 11, versetti da 25 a 30. In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Nella prima parte di questo brano Gesù non soltanto invita a chi si sente affaticato a venire da lui, ma dichiara la sua predilezione per i piccoli, per chi apparentemente non conta, per le persone semplici e umili. Sono loro in primis gli indirizzati del Vangelo, della buona novella. E così anche i discepoli che Gesù ha scelto e chiamato a seguirlo sono persone semplici, pescatori, addirittura ex pubblicani o donne con delle storie non lineari. Gesù, con queste parole, invita anche noi di lasciare a lui i nostri pesi, le nostre preoccupazioni, ciò che ci opprime. Invita te, invita me di accettare che lui vuole prendersi cura di noi, delle nostre preoccupazioni, che da lui possiamo, affaticati e stanchi, preoccupati come siamo, trovare serenità. Gesù però parla anche di un nuovo gioco, di un nuovo carico, più leggero, addirittura dolce. Qual è questo carico? Non è più il peso di dover essere perfetti nell'obbedienza della legge, nei nostri impegni sul lavoro, nelle nostre relazioni, non è più il peso di avere tutti gli sguardi puntati su di noi, non è più la paura di essere sempre giudicati o giudicate. È la nuova legge leggera, dolce, dell'amore fraterno, della responsabilità reciproca. Vuol dire appunto rinunciare alla propria posizione per diventare semplicemente fratello, sorella, parte di una stessa famiglia, parte di una comunità attenta alle persone più fragili, ai piccoli, far parte di una comunità dove ci si sostiene a vicenda, con umiltà di cuore, con semplicità. Questo è il giogo leggero e dolce. È una comunità fatta da fratelli e sorelle solidali che si sostengono, vivrà questa stessa solidarietà e questa responsabilità anche
verso la società, verso la cittadinanza. Credo che questo sia anche il senso del dono che la Tavola Valdese ha voluto fare nei progetti dell'8 per mille per affrontare la situazione di emergenza creatasi con il virus del Covid. Cioè di dare una testimonianza di una piccola chiesa, di una piccola comunità che si sente responsabile, che prende su di sé come giogo leggero, dolce anche la responsabilità per le persone nella società e nelle città. Siamo sì affaticati, ci sentiamo oppressi tanti e tante di noi. Dal pensiero al futuro, alle prossime settimane, di come sarà l'inizio della scuola, di come supereremo la crisi economica. Però questi pensieri, queste preoccupazioni non devono paralizzarci, ma possono in qualche modo essere condivise in questa famiglia che vogliamo essere, in questa comunità, in questa chiesa che cerca di essere attenta soprattutto ai piccoli, alle persone aggravate e a tutti e tutte coloro che hanno bisogno di riposo e di un rifugio. Buttiamo i nostri pesi su di lui e prendiamo su di noi il suo gioco dolce e leggero, come fratelli e sorelle della sua grande famiglia. Amen. Carissimi e carissime, avete ascoltato come inno all'inizio di questo breve culto un canto in tedesco, cioè la versione tedesca del canto You Are My Hiding Place, Du bist mein Zufluchtsort, un inno che amo molto e che parla proprio di Dio che in ogni difficoltà ci offre un rifugio e ci rende forti attraverso la sua forza quando noi ci sentiamo deboli. Si conclude questo culto con The Blessing, con la benedizione cantata in inglese da dei credenti del Ghana, e mi sembrava giusto di concludere questo co culto con la benedizione proprio cantata dai fratelli e dalle sorelle del Ghana. Buona domenica. Amen. Amen.
haskaka wa jenka nuna makana siha denke mai poja yes oya be shibaka salama upon you and a thousand generations.